Ciao, oggi inauguriamo una nuova serie, probabilmente una playlist, che troverai su questo canale che si chiama Chi ha sconfitto il diabete. Parleremo di alcuni personaggi di spicco dello sport, ma non solo, ma anche personaggi al di fuori dello sport, che nonostante il diabete sono riusciti ad ottenere importanti successi per quanto riguarda la loro carriera e quindi la loro realizzazione professionale. Ma prima ti ricordo che io sono Emanuele, sono uno studente di medicina. Al terzo anno, sono diabetico da più di 15 anni di tipo 1 e nonostante questo ho vinto il campionato italiano. Ma ora vediamo noi di chi parliamo oggi. Vi ricordo di iscrivervi al canale anche perché molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, per cui schiacciate il pulsantino e buona visione. Parliamo di Gary Hall. Per chi non lo sapesse, Gary Hall è stato campione olimpico, in realtà pluricampione olimpico, nel nuoto. In totale vanta 5 ori olimpici. E di lui si può dire che sia un figlio d'arte, infatti nasce come figlio di un a sua volta nuotatore olimpico che vinse medaglie all'incirca tra il 1968 e il 1976. Ma veniamo a Gary. Partecipa alla sua prima Olimpiade ad Atlanta nel 1996. In questo momento Gary ha 21 anni e si troverà nel corso delle Olimpiadi a fronteggiare il campione russo Alexander Popov per ben 4 volte. La prima volta alla meglio l'atleta russo nella sfida dei 100 metri stile libero. Successivamente però si ha una piccola rivincita in quella che è la staffetta libera, quindi 4% stile libero, dove vince la squadra statunitense di cui fa parte Gary Hall e invece arriva seconda la squadra russa capeggiata appunto da Alexander Popov. La successiva sfida l'abbiamo a livello dei 50 metri, in questo caso stile libero, e di nuovo abbiamo l'atleta russo davanti al nostro protagonista per 13 centesimi. L'ultima rivincita si ha di nuovo nella staffetta, in questo caso mista, e di nuovo vinceranno gli Stati Uniti con seconda la Russia, ma in questo caso gli Stati Uniti stabiliranno anche il nuovo record mondiale. Quindi possiamo dire che mica male per partecipare alla prima Olimpiade a 21 anni con 2 ori olimpici e 2 argenti. Successivamente all'Olimpiade del 96 va incontro a 2 anni particolarmente difficili. Nel 98 viene sospeso alla FINA per essere positivo all'uso di cannabis, mentre nel 99 avviene appunto la diagnosi di diabete. Nonostante i pareri dei medici siano discordanti, lui decide di continuare quella che è la sua attività agonistica, conscio delle proprie possibilità e della capacità di poter diventare campione olimpico anche sui 100 metri, no? Quindi vedendo i risultati promettenti lui diciamo se ne sbatte di quelli che sono i consigli dei medici che dicevano di smettere, non, perché le terapie sono molto cambiate da oggi ad allora e oggi viene molto spinta attività fisica in quello che è l'essere umano ma anche a livello agonistico. Questo perché poi tende a, se uno deve fare sport a livello agonistico deve essere controllato per tutto quello che riguarda la dieta, l'alimentazione, riduce l'uso di sostanze, quali ad esempio gli alcolici, il fumo, eccetera, eccetera. Per cui ad oggi, perlomeno a me, è sempre stato consigliato di continuare l'agonismo proprio per questi benefici qua. Per quanto riguarda lui, invece, gli viene sconsigliato di continuare e cercare un'altra strada. Lui decide di proseguire con il nuoto, si informa su precedenti atleti che siano stati in grado di vincere i campionati olimpici nonostante questa malattia, cioè il diabete, e nonostante ce ne fossero stati anche di diabetici che abbiano vinto Olimpiadi, nessuno però aveva mai vinto nel nuoto. E questo lascia un po' ovviamente nello sconforto, perché sì, c'è una possibilità, ma effettivamente quanto è grande quella possibilità? Inoltre, lui si trova sconsigliato dai medici nel proseguire in questa direzione, per cui era una situazione molto frustrante. Vi riporto alcune frasi di un'intervista abbastanza recente. I spent my life dedicated to my body, to human performance, minding my health, eating right and exercising. The diagnosis came out of nowhere, there was no family history. I was shell shocked. I had no idea what it meant. Within a year and a half, I was competing in Sydney. I was diagnosed in March 1999. Nobody had competed at the Olympic Games with type 1 diabetes. I became the first athlete to do that in any sport. Vi lascio momentaneamente questa intervista in pausa perché la riprenderemo dopo. In occasione delle Olimpiadi di Sydney, quelle nel 2000,
L'atleta americano si trova di nuovo a competere per le sue due specialità, ovvero i 50 e i 100 metri. Per quanto riguarda i 100 metri, arriva nuovamente secondo, mentre per quanto riguarda i 50 metri, questa volta è lui a primeggiare e conquista quindi l'oro olimpico in questa specialità. Un primo effetto di quello che è il diabete in una competizione ad alto livello possiamo notare il 16 settembre del 2000. In questo giorno, infatti, si sta svolgendo la finale lo staffetta 4% a stile libero. Subito dopo la semifinale, Gary Hall dichiarerà: "Li suoneremo come chitarre". In realtà non andrà così, vinceranno gli australiani, rivali, mentre gli americani arriveranno secondi. Oggi, a distanza di tempo, sappiamo, secondo altre interviste, che la sconfitta, o perlomeno una parte della sconfitta, la possiamo attribuire al diabete. Ovvero, ricordando quella gara, parla di gara persa, nonostante poi l'argento conquistato, dovuto a livelli di glicemia pericolosamente alti, su cui non avrebbe fatto in tempo ad intervenire. Altri problemi nella gestione del diabete li possiamo trovare una settimana dopo, il 23 settembre. In questo caso si svolgono le finali per la staffetta 4% mista. Vinceranno l'oro olimpico gli americani, ma vi riporto un breve estratto di un'intervista di Gary Hall riguardo quella competizione. Porto inoltre una cosa molto negativa, che purtroppo è abbastanza disseminata e è causa di morte molte volte per molte persone che non sono in grado di pagarsi le cure. Perché, se non lo sapeste, negli Stati Uniti ognuno ha una propria assicurazione sanitaria che copre un determinato numero di spese e altre invece non le copre proprio. Ci si chiede come si fa ad arrivare in condizioni simili. Due, ci si chiede: veramente non c'era un supporto di tipo economico per evitare questo? Nel caso di atleti olimpici, spesso per sport minori, anzi la maggior parte degli sport, prendono veramente poco, ma veramente poco. E i premi della competizione singola, a parte che vanno a una persona sola, ma non sono comunque premi che ti permettono di vivere una vita, se volete, agiata, cioè non fai la vita del calciatore, ok? Non è così. Negli Stati Uniti molti diabetici non riescono a curarsi per via dell'assicurazione sanitaria, in quanto, come saprete, non è come da noi che se per qualsiasi malessere ci si può recare o dal medico di base o in ospedale. Negli Stati Uniti, per qualsiasi malessere, o hai la tua assicurazione sanitaria, se no, se vuoi che il medico venga a casa, va pagata la singola prestazione. Non esiste il medico di base che ti viene a visitare. Non ho ricordi di me che ricevo la medaglia. Un team manager mi trovò semicosciente e avevo 28 di glicemia. At Sydney 2000, I was healthy enough to win an individual gold medal at the Olympic Games, but not healthy enough to be able to purchase health insurance. I paid close to $40,000 a year for insurance prior to Affordable Care Act. The insulin I use can cost over $1,000 per month, supply a drug that has been around for ages. A parte questa brutta parentesi, l'intervista continua recentemente con: "Then I became the first athlete to the medal with type 1 diabetes. The team I had supporting me really empowered me. The way we manage my diabetes to achieve that success has changed what is now taught in medical school." Quella che sarà sull'ultima Olimpiade si svolge ad Atene 2004. Olimpiade, tra le altre, dove viene scoperta a livello internazionale il talento di quella che noi chiamiamo la divina in Italia, ovvero la Pellegrini. In queste Olimpiadi il 20 agosto vince i 50 metri stile libero, mentre nella staffetta 4% stile libero arrivano terzi, arrivando in quello che fino in quel momento lì era il peggior risultato della storia americana in questo tipo di specialità. Verrà escluso alle Olimpiadi del 2008 di Pechino in quanto riuscirà a qualificarsi per l'Olimpiade successiva. Ora, io vi ho fatto riassunti di quelle che sono state le competizioni ad alto livello e la carriera di Gary Hall. Spero vi sia piaciuto il video. Ti ricordo di iscriverti al canale per restare aggiornato su tutte quelle che sono le informazioni o tematiche sul diabete, ma se vuoi vedere anche video come questo. Ti ricordo di attivare la campanella, mettere un mi piace, commentare con dubbi, domande, perplessità, informazioni su video o chiedermi un tema che vorresti venisse approfondito. Io ti ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! PS, nella descrizione puoi trovare due link che riguardano un'intervista e alcuni articoli riguardanti Gary Hall. Spero vi possa, se volete approfondire l'argomento del video, ve li lascio qua sotto. Ciao!